Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo, ci conosciamo con il video dei prodotti terminati. Tutti nella mia bustina pochette unicorno. Quello più ingombrante è questo. Ho finito un pacco di veline. Poi, pescando, ho finito la polvere esfoliante di Yves Rocher, che praticamente ne mettevate un pochino, aggiungevate un po' d'acqua e massaggiavate sulla pelle. Era per il viso, però mi è sembrata un po' troppo aggressiva per il viso, l'ho utilizzata per il corpo. Molto scrabbante, però per il viso era un po' troppo eccessivo. Poi ho finito un deodorante della PH Bio, quelli roll-on, abbastanza buono, mi è piaciuto. PH Bio io l'avevo trovata da Lidl. Poi un altro deodorante, però l'abbiamo finito sia io che il fidanzato, della Dove Original, più delicato sulla pelle e con il pianeta. Poi ho finito il balsamo della Elvive Dream Long Rapid Reviver. Ne parlavano un sacco bene di questo balsamo, abbastanza pesantino sul capello, non ho visto chissà quanto del risultato di riparazione, però è un balsamo abbastanza buono, niente di stupefacente. Non penso che lo ricomperò, io vorrei ricomprare il mio adorato della Ecos. Vorrei ricomprare quello e questo sinceramente no. Poi, sempre per capelli, ho finito la maschera esaltatrice di colore della Escalation. Mi è stata regalata per il compleanno sia lo shampoo che la maschera. Lo shampoo non mi aveva fatto impazzire, non mi piaceva particolarmente. La maschera mi è piaciuta un pochino di più. Però non ho visto grandi risultati sui capelli. Poi ho finito una confezione della carta igienica, quella umidificata, della Scottex, che io ho fatto scorta di queste su Amazon. Poi un altro dentifricio AZ 3D White finito, questo era l'Ultra White. Mi piacciono un sacco i dentifrici AZ, tantissimo. Poi ho finito i cristalli liquidi con olio naturale di Equilibra. Mi erano piaciuti un sacco, poi provando altre cose non li avevo più utilizzati, li ho finiti. Mi piacciono perché non appesantiscono tanto i capelli, ce n'è rimasto un goccino che finirò al prossimo lavaggio. Vorrei ricomprare tipo cristalli liquidi, una cosa del genere, perché sono un po' più leggeri che gli oli sieri sui capelli. Poi
Ho finito un contornocchi, il contornocchi anti-age tre azioni di Lab Care, che sono quelli che piacciono a me, quelli in gel, non sono in crema, sono più leggeri e non mi fanno uscire grani, miglio o cose strane. Questo mi è piaciuto un sacco e ahimè l'ho finito. Poi, sempre di Lab Care, ho finito l'Extra Volume Labbra Filler Lip. Era rimpolpante, idratante, protettivo e anti-age. Dava un pochino di effetto volumizzante, ma niente di pizzicoso o strano. Era un effetto ottico, però idratava molto le labbra. Poi ho finito il siero viso rigenerante di Astra Skin. Avevo preso tutto il pacchetto della collezione per la pelle. Ho finito anche questo, che all'inizio un po' mi spaventava, con il mix di acidi della frutta era un po' titubante, invece mi è piaciuto un sacco. Ho finito anche lo shampoo e il balsamo della tinta che sto facendo ultimamente, della Erba Tint. L'ho fatta un paio di settimane fa la tinta e questi mi sono durati un paio di lavaggi. Mi sono piaciuti come shampoo e balsamo, magari li posso anche ricomprare perché li vendono anche singolarmente. La pochette è finita, è vuota. Questi erano tutti i prodotti beauty terminati ultimamente. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!